Milano, il simbolo dell'emergenza profughi, qui è la stazione centrale. Negli ultimi 20 mesi in quest'area sono transitate e sono state assistite ben 64.000 persone, una situazione che però sembra non piacere affatto ai residenti di questa zona. Non si può parlare di accoglienza quando si spendono milioni di euro per abbandonare la gente in mezzo a una strada. Ma questo non è una questione di maggiore dignità. La dignità delle persone ce l'hanno quando hanno dei riconoscimenti dei diritti, hanno voglia di lavorare e il paese è in grado di accoglierli. Qua nessuna delle tre condizioni è rispettata. Luca abita accanto alla stazione. Per lui, chi paga il prezzo più caro di un sistema di accoglienza che non funziona sono proprio loro, i residenti. Chi abita vicino a stazione centrale, zona Lazzaretto, vede la città abbandonata dalle istituzioni. C'è paura a camminare per strada. La cosa grave è che nei giardinetti lei andava un anno fa a trovare le famiglie con ragazzi che giocavano. Oggi queste famiglie hanno timore e non escono. Se nei mesi scorsi i profughi si concentravano tutti sul mezzanino della stazione, con lo sgombero imposto dalle autorità la situazione non è cambiata di molto. Quando cala il sole, i giardini adiacenti alla stazione si trasformano in ostelli a cielo aperto e gli immigrati che di giorno si spostano verso il centro, la notte tornano a dormire qui. Parlare con loro però non è semplice, soprattutto quando vedono la telecamera. Una domanda, ma... Soltanto dall'inizio dell'anno i profughi che sono stati accolti e aiutati in questa stazione sono ben 10.000. Si tratta per lo più di eritrei e siriani. Voi che lavorate qui vi trovate di fronte a situazioni pericolose, perché alcuni residenti sono spaventati. Molto pericolose. Qui è una situazione molto difficile. Ma secondo lei la situazione è peggiorata negli ultimi mesi e nell'ultimo anno qui in stazione centrale? Sì, già erano abbastanza prima del fenomeno, adesso però è esagerato. Com'è cambiata la stazione centrale negli ultimi anni? Da qui dormire, lì davanti dormano, cos'è che vogliono? Di là ci sono i delinquenti. Percepisce comunque una situazione di insicurezza? No, noi non ci toccano. La gente che passa, sì. Non vedi altro che tutte le persone buttate per terra lì davanti alla stazione, dentro al parco. Cioè, non si può vivere più, in poche parole. Dormono tutti là, si lavano, si tagliano i capelli, cioè non si capisce proprio niente. Di sera, se devi passare per dentro al piazzale della stazione centrale, fa paura, ma fa paura in vero senso della parola.